Allo stacco è veloce il numero 4 di Naporob con all'esterno proprio Napoleon. Napoleon che punta dritto in avanti, Naporob che è accondiscendente ai 200, Napoleon che è davanti, 13 e 4 però il lancio, Nelos OM è finito a tabellone, così come l'8 di Nilo Azzurro quando siamo al completamento della piegata con Napoleon al comando e i 400 metri che vanno via in un veloce 29-2. Napoleon al leader nei confronti di Naporob, poi a seguire c'è il numero 2 di Nobelio, quindi Oasis Stars e gli altri più indietro. Treno esterno di corsa che viene cappeggiato dal numero 7, Nombre de Pila, che inizia la risalita. 44-2 il passaggio ai 600 di corsa da parte di Napoleon, che continua a condurre nel tentativo di gestire comunque i parziali. Il tentativo in terza corsia da parte del numero 15 di Olandiera. Quando gli 800 vanno via in un minuto e quattro decimi c'è stato un po' di rallentamento, ma ora Napoleon sembra tornare ad accelerare. La squalifica che coglie anche il numero 13 di Olimur, il chilometro in 1:14,9 da parte di Napoleon, che ora ai 500 finali tenta ovviamente di mettere in difficoltà quelli che inseguono. Prova a scappare Alessandro Marucci con i tre quarti di miglio in 1:28,8, un 14 spaccato per l'ultimo paletto. Napoleon al comando nei confronti di Nombre de Pila, che ora riesce a sopravanzare il numero 4 di Naporob e a gettarsi all'inseguimento del Battistrada, che però in retta arrivo prova ancora ad allungare, ci prova ancora Nombre de Pila, quando Napoleon cerca ancora di isolarsi davanti. Napoleon al comando, Nombre de Pila che va su Napoleon, Nombre che sta passando, poi interviene anche il numero 2 di Nobelio, ma è Nombre de Pila che porta a casa il successo. Antonio Di Nardo 1:57,9. Andiamo a rivedere le ultime immagini con il calo repentino a poche decine di metri dal